Bentornati sul canale Non Apprezzo Questo Blog. Io sono il Gonz e oggi sono qua a fare una sorta, non proprio una recensione, ma a dirvi qualche mio parere sulla bambola assassina in maniera molto free. Dobbiamo fermarlo! Aiutatemi! No! No! Sake! Innanzitutto sappiate che questo è un video spoiler, quindi guardatelo solo se avete visto il film oppure se non ve ne frega un cazzo di vedere il film e volete guardare solo il mio video. La bambola assassina reboot è uscito in sala pochi giorni fa, sono riuscito ad andarlo a vedere grazie a Midnight Factory e devo dire che non avevo grandi aspettative, non avevo neanche dei pregiudizi molto forti. Diciamo che quando ho scoperto che il nuovo Chucky era un reboot vero e proprio, quindi non aveva la stessa identica storia, ma semplicemente prendeva il personaggio e gli è stata scritta comunque una storia diversa. E qua iniziamo con gli spoiler, occhio. Nel primo Chucky lui viene praticamente, la bambola viene posseduta da un serial killer maniaco che sta per morire, guarda caso conosce il voodoo e quindi si infila dentro con la sua anima dentro a Chucky per non morire, quindi per non morire col suo corpo da umano. E poi vabbè, c'è tutta la storia che vuole uccidere Andy perché comunque vuole, penso, incarnarsi in Andy, che cazzo ne so, mi ricordo neanche più. In questo caso la tecnologia è determinante perché il nuovo Chucky è un bambolotto che in realtà è un robot, è un giocattolo ultra high tech prodotto in una fabbrica in Vietnam dove le condizioni del lavoro sono pessime e per vendetta un tecnico, un ingegnere fa un sabotaggio a Chucky molto intelligente perché lo spiega bene che cosa fa. Praticamente gli vengono tolti dei blocchi al sistema di sicurezza che sono quelli che gli impediscono, essendo un'intelligenza artificiale, gli impediscono di imparare le parolacce, di imparare le cose cattive. Quindi ci ha sabotato, verrà messo nella scatola e spedito in Occidente. La dinamica è un po' banale, un po' già vista, ma è proprio la storia di Chuck. Una mamma sola, Andy che ha perso il padre, quindi si sente molto solo, insomma, non sono ricchi, insomma, non vive proprio benissimo questa famiglia. Si vogliono bene, ma c'è un po' di tristezza, un po' di solitudine in questa casa. Ed è lì che entra Chucky e si incastra perfettamente nelle dinamiche della famiglia. Non possiamo negare che la faccia di questo Chucky ci ha sempre fatto schifo. Dal primo poster che abbiamo visto non ci è mai piaciuta, ci sembrava strana. La cosa particolare di questa faccia è che in realtà quando vedremo il film scopriremo che la faccia cambia tantissimo. Ci sono momenti in cui non è neanche malvagia, altri in cui è bruttissima, altri in cui è ridicola. E all'inizio ci farà storcere un po' il naso perché effettivamente è un po' strana. Ma il Chucky costruito come animatronic, esattamente come il vecchio film, è fantastico. Si muove benissimo ed è veramente bello e realistico. Solo la faccia è stata realizzata in CGI e anche se effettivamente all'inizio è un elemento disturbante, si rivelerà in seguito, grazie al fatto che sia così grottesca, un elemento inquietante e anche molto divertente in certe scene, come quando ad esempio Andy cerca di insegnare a Chucky a fare una faccia cattiva per spaventare il patrigno, perché c'è un patrigno che gira intorno alla famiglia. Anche lì la dinamica di questo patrigno è molto interessante, come sono stati inseriti tutti i personaggi. Devo dire che la storia è anche molto semplice, ma è realizzata veramente con un grande stile e una grande furbizia, diciamo. È un film di intrattenimento, è un po' una trashata, ma anche il vecchio Chucky era un po' una trashata. Quindi non andate al cinema aspettandovi un film horror che vi faccia paura. Questa è una commedia horror, una commedia horror anche un po' trash in certi punti. La regia è perfetta, è impeccabile. Avevo già conosciuto le doti di Lars Kleberg, regista anche di Polaroid, quando sono andato all'anteprima. Anche se il film Polaroid non mi ha convinto del tutto, la regia era molto bella, i jumpscare erano molto efficaci. Anche nella bambola assassina reboot ci sono un paio di jumpscare fatti anche abbastanza bene. Di per sé il film è veramente veramente molto leggero ed è un film che può piacere solo a chi ama tantissimo. A parte che c'è una citazione, ragazzi, è pieno di citazioni, ma c'è una citazione stupenda, meravigliosa. Chucky piano piano imparerà a fare cose brutte perché le vedrà un po' dalla televisione, un po' perché interpreterà male certi messaggi che Andy gli manda. Ci sarà una scena molto divertente, molto bella, in cui Andy con i suoi due nuovi amici stanno guardando Non Aprite Quella Porta 2 di Tob Hooper, che voi sapete è un horror comedy fantastica. Chucky guarderà le scene di Non Aprite Quella Porta 2 e lì imparerà a, diciamo, diventare una persona violenta, a fare del male,
perché i ragazzi guardando quel film lì si mettono a ridere, e quindi lui pensa che fare quelle cose lì sia una cosa giusta per far ridere Andy, per far ridere i suoi amici. E quindi vabbè, poi va a prendere un coltello e loro lì si rendono conto che Chucky è un pochino fuori controllo. Devo dire che non è un film eccezionale, ma una serie di trovate e genialate e battute che fanno molto ridere alla fine lo rendono un film gradevole. Mi sono piaciuti tantissimo anche tutte le altre versioni di Chucky. Il Chucky Orsetto, ragazzi, è una roba fenomenale. Io voglio il sequel col Chucky Orsetto. Chucky Orsetto, Chucky Biondo. Mi è piaciuto anche come Chucky alla fine sia una specie di hub, una specie di centralina che controlla qualsiasi tipo di dispositivo, dal cellulare al drone, fa volare i droni, controlla qualunque roba, il riscaldamento della casa. Devo dire che è molto bello perché fa leva sulla paura della tecnologia, che è una paura che dobbiamo iniziare ad avere perché sta diventando veramente troppo invasiva. E poi, per finire, l'ultima cosa che vorrei dire su questo film, che secondo me è un film che raggiunge abbondantemente la sufficienza e si può tranquillamente vedere se si ha voglia di ridere e di guardare una cosa divertente. Al contrario di quanto si possa immaginare, visto come vanno le cose ultimamente nel cinema, quello un po' così di intrattenimento, in questo film troviamo un sacco di sangue e anche scene abbastanza splatter gore, cioè con amputazioni, sbudellamenti, cose un pochino forti, fatte bene. Il film è vietato ai 14, mi sembra, nonostante ciò si vedono delle belle cose ultra horror, quindi direi che non si può voler di più. Queste sono un po' di cose che volevo dire sul film, spoilerando un po', perché sennò non avrei potuto dirle. Se invece volete un'analisi un po' più professional del film, andate a leggere la recensione su il sito nonapritequestoblog.it, vi lascio il link qui sotto. Se il video vi è piaciuto, cliccate like, commentate, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per ricevere sempre le notifiche del canale. E seguiteci su Instagram. Questo è tutto. Alla prossima.